Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday. In partenza l'800 stile, assente Pisini in marmo, quindi Emanuela e Rebecca concorrono insieme alla corsia 6, che è la corsia 2 per la categoria ragazzi. Per la categoria assoluti a questo punto rimangono le prime tre posizioni. Sono in partenza in corsia 1 Flanco Rebecca, in corsia 2 Patrizia Lettra, in corsia 3 Nogera Marina, in corsia 4 Contrupi Valeria, in corsia 5 Rotondaro Emanuela, in corsia 6 Mantuano Maria Francesca, in corsia 7 Stabile Federica, in corsia 8 Miraglia Federica. A questo punto sono anche importanti punti che si vanno a prendere in categoria assoluti, quindi importante anche il piazzamento di Blanco Rebecca qualora riuscisse ad arrivare alla terza posizione con il ritiro di Marmo e Vicini. Emanuele è iscritta con il tempo di 10.02, però non prova questa gara da 3 mesi. Costumone bordeaux, cuffietta nera. Cuffietta blu nella corsia centrale, nella 4 è Garuffi. È un anno 2000, Emanuela 2002. Anche Blanco è un 2002. La ripresa la facciamo fino al 400 e poi saltiamo di 200 in 200, la gara è molto lunga, dura dai 9 ai 10 minuti per le prime. Le due già si staccano dal gruppo, sarà una gara a sé. Che mi abbasso, eh? No, io sono io che mi alzo. Garuffi gira al primo 100, 1.9.38, 1.10.39, un secondo di distacco tra Emanuela e Garuffi. In terza posizione abbiamo la corsia 3 qui in basso del Pianeta Sport con la cuffietta blu. Blanco è subito dopo, in quarta posizione. È una gara che si comincia a vedere dopo il 400. Passaggio 2.26.06, 37.65. Quindi questo è il passo che sta tenendo Emanuela e qualcosa in meno la Cutruppi. Adesso stacchiamo per riprendere prima dell'arrivo del 400. Questo è l'arrivo del 400, la Cutruppi e subito dietro c'è Emanuela, poi ancora dietro c'è una ragazza del Pianeta Sport. Cutruppi gira in questo momento nella corsia 4 con 4.49.84. Il passaggio di Emanuela ieri è stato la chiusura 4.44 al 400, adesso chiude a 4.58.30, è un pochino alto, 37.9 il passaggio. Intanto non ci sono avversari vicini che la tirano, è già seconda di assoluta, prima di categoria e manca lo stimolo, l'ultima gara di questo campionato regionale. Sta chiudendo il 700 la Cutruppi, dietro c'è Emanuela, le altre staccate di mezza vasca. Questo è l'ultimo giro per quanto riguarda la Cutruppi, ultimo 100. Vira ora 8.30, Cutruppi farà un 9.45, 9.43. Vediamo Emanuela. Passaggio 36.95. Con 8.43, chiude a 1.14, chiuderà a 9.57, 9.56. Ha fatto una gara cauta non avendo avversari vicino per risparmiarsi per la finale del 100 stile.
vince la sua quinta medaglia d'oro a questi campionati, vince il 50 stile, il 100 stile, il 400, l'800 e il 200 misti, campione regionale. Perde invece l'oro nel 200 stile, lo perde ma non lo vince l'avversaria perché peggiora di un secondo e mezzo sul tempo che ha fatto poi nell'altro 200 della staffetta, quindi il suo mero errore di valutazione. Esce vincitrice da questi campionati grazie anche al suo allenatore Gianfranco Belfiore, e chiude in bellezza questo campionato Emanuela. Grandi risultati, grandi tempi. E chiude Emanuela in questo momento con un 9,55,87, seconda assoluta, prima di categoria ragazzi. Chiudono le altre ragazze con un abbondante ritardo sulle prime. Terzo Reggio Calabria, quarto la Mesa Terme. Quindi un podio per Reggio Calabria, che forse per la classifica assoluta non ci voleva. Poi ancora Reggio Calabria, molto attardata, c'è dietro la Gas con Stabile, poi la corsia 1, la corsia 8 in alto, e quindi Blanco Rebecca che chiude qui nella corsia 1, probabilmente peggiorando la sua prestazione